Ma adesso che la squadra di governo è completa, che idea si è fatta? È un governo di cui essere entusiasti o è un governo semplicemente per evitare di andare alle elezioni e, insomma, e tirare avanti ancora un po'? Che idea si è fatta adesso che Ma abbiamo tutti i pezzi allora finali? provocate chiedendolo proprio a me se essere entusiasti su questo governo. No, io ho votato convintamente la fiducia qualche giorno fa alla Camera e credo che questo governo possa far bene. Ci sono molte persone in gamba all'interno della squadra di governo e io credo che si possa dare anche una forte discontinuità rispetto agli ultimi 14 mesi. Da toscana sono un po' dispiaciuta che non ci sia nessun toscano al governo. Spero che non sia semplicemente un modo per colpire Renzi e il nostro gruppo, perché credo che non sia giusto e non se lo meritino i cittadini della nostra regione. Spero che questo governo possa dare risposte immediate, positive per i cittadini. Lavoreremo, ciascuno farà la propria parte perché questo accada. Poi, detto tra questo e pensare a un matrimonio d'amore, nel mio caso un po' ce ne corre, ecco. È stata una scelta comunque da un punto di vista personale faticosa, iniziare un lavoro con il Movimento 5 Stelle, però lo faremo, credo che sia doveroso nell'interesse del Paese. L'alternativa Quindi sarebbe stata veramente sopravviverà la Leopolda, drammatica. quindi il governo? Tra meno di un mese c'è la Ma Leopolda, certo, sopravviverà? noi non abbiamo, il governo non deve avere niente da temere dalla Leopolda assolutamente, perché noi sosteniamo questo governo, lo continueremo a sostenere. Ovviamente il governo deve dimostrare, non a noi semplicemente, ai parlamentari, alla Leopolda, ma a tutti i cittadini italiani, che fa delle cose buone nel loro interesse. Finché il governo fa cose buone per il Paese, dà risposte ai problemi degli italiani, non ha nulla da temere. Conte sta sereno. Non c'è bisogno tutte le volte di dover ribadire, diciamo, la nostra presenza e il nostro lavoro nel PD. È chiaro che se dovessero cambiare le condizioni, si parla di un rientro per esempio nel PD di Bersani, D'Alema, beh, se ci dovessero essere queste condizioni, credo che sarà giusto discuterne tra di noi, con Zingaretti, però diciamo che noi adesso sicuramente lavoriamo per poter portare il nostro contributo a questo governo e perché il governo possa fare bene nell'interesse del Paese.